edizione ridotta per una diretta parlamentare. Molto preoccupante l'evoluzione della pandemia in Europa. Hans Kluge, direttore regionale dell'organizzazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivelato che con 1000 vittime al giorno ormai il Covid è la quinta causa di morte per gli europei. Aumentano i ricoveri, i contagi che avvengono soprattutto in famiglia. Elena Cestino. È il posto in cui abbassiamo le difese, senza mascherine, senza distanziamento. Ci sentiamo al sicuro in casa e invece i dati dicono altro. Quasi l'80% dei contagi Covid in Italia si sviluppa in ambiente domestico. La soluzione più semplice è quella del cercare di non fare entrare il virus a casa. Quindi utilizzare al di fuori della casa le misure di precauzione consigliate, che sono sempre le stesse, ovviamente, che conosciamo bene, però farlo in maniera sistematica, corretta, con la massima aderenza possibile. Vorranno 2 o 3 settimane prima di vedere gli effetti delle nuove misure introdotte dal governo. Nel frattempo crescono esponenzialmente i nuovi casi, i ricoveri ospedalieri, i pazienti in terapia intensiva e anche i decessi. A fronte di un incremento dei tamponi appena superiore al 14% rispetto alla settimana scorsa. È una situazione preoccupante quella che abbiamo in questo momento, per cui è possibile che in alcune zone italiane dove c'è una fortissima circolazione dimostrata dal numero dei casi, sarà necessario rinforzare localmente le misure. Scuole e ambienti di lavoro hanno ormai protocolli collaudati per abbassare il rischio di contagio. Ma a fare la differenza in questa fase è anche quello che facciamo a casa e come lo facciamo. La raccomandazione del governo di limitare a 6 il numero degli ospiti tiene conto proprio del fatto che più persone vediamo senza protezioni, più cresce il rischio di contagio. Altri paesi come il Regno Unito hanno imposto il limite di 2 nuclei familiari, il rischio zero non esiste, ma le regole che seguiamo fuori possono essere applicate anche in casa. Rispettare questo distanziamento tra le persone dentro casa e fuori. E cercare soprattutto quando abbiamo ospiti di avere un atteggiamento prudente. Non ci assicura che non potremmo prendere la malattia, ma ci abbassa molto il rischio di una trasmissione. E intanto si preparano le linee guida a livello europeo per la distribuzione dei vaccini quando arriveranno. Cinzia Diciani. I giovani sani saranno gli ultimi ad essere vaccinati, forse nel 2022. Prima verranno medici e operatori sanitari in prima linea e lavoratori essenziali a rischio, poi gli anziani e le categorie fragili, infine tutti gli altri, mentre su
Soumya Swaminathan, ricercatrice capo dell'OMS, chiarisce che il vaccino per tutti è subito e un miraggio. L'Europa, che ha superato i 4 milioni e mezzo di casi e i 200.000 decessi, assume il controllo della distribuzione. Ha prenotato oltre 1 miliardo di dosi da diverse case farmaceutiche e con diverse prescrizioni, teoricamente sufficienti per i suoi 447 milioni di abitanti. Dal consiglio che si apre oggi a Bruxelles uscirà un piano unico e coordinato per immunizzare i 27 paesi con criteri rigidi, trasparenti e uguali per tutti, per evitare accaparramenti. Le linee guida dettano l'agenda, appena disponibili e autorizzati dall'EMA, i vaccini saranno assegnati ai membri dell'Unione in percentuale alla popolazione, con un correttivo che tiene conto dei più colpiti come Spagna, Francia, Paesi Bassi e Belgio. Prezzo calmierato a 3 euro a dose. Ogni paese dovrà preparare un piano nazionale operativo per dicembre, con formazione del personale, allestimento di strutture, campagne di informazione e lotta alle fake news. Tutto bellissimo, manca solo il vaccino. Il gruppo Lettera 150, che riunisce accademici di diverse discipline, propone un decalogo per evitare un nuovo lockdown, tra cui tamponi di massa anche effettuati dai centri diagnostici privati e riduzione delle lezioni in presenza nelle università, più smart working, strutture in cui ospitare i contagiati provenienti da nuclei familiari per i trasporti, riapertura dei centri storici e le auto, ma più corse dei mezzi pubblici dotati di impianti di sanificazione dell'aria e con meno posti occupati. E bastano 2 minuti per capire se una persona ha un'alterazione olfattiva, uno dei primi sintomi di Covid-19. Il test rapido messo a punto dall'Università d'Annunzio di Chieti per la diagnosi dovrebbe anche accertare l'aggressività del virus. Dalla TGR dell'Abruzzo, Roberta Mancinelli. La percezione dei sapori è una percezione prosmodale data tra l'interazione dell'olfatto e del gusto, ed è questa compromessa. Infatti, quando abbiamo fatto questi test oggettivi, abbiamo capito che il 95% dei pazienti ha perdite olfattive e 45% gustative. Le persone affette da coronavirus parlano spesso di perdita del gusto. Si tratta in realtà di una conseguenza dell'alterazione olfattiva indotta dal SARS-CoV-2. Un team dell'Università d'Annunzio ha messo a punto un test rapido per individuare uno dei primi sintomi del Covid-19. Uno studio pioneristico condotto su 100 pazienti con forme severe, 50 soggetti sani e 20 pazienti di controllo che avevano disturbi dell'olfatto ma non coronavirus. Autore del lavoro, insieme ai tagliati altri a Giampiero Neri, Damiano Dardes e Camillo Di Giulio, Andrea Mazzatenta dell'Università d'Annunzio. Parte, diciamo, la componente clinica che ha dovuto combattere immediatamente il virus, la seconda componente è quella dei neurofisiologi che si sono occupati immediatamente della perdita dell'olfatto. Quali sintomo campanello? Quale può essere l'applicazione concreta di questo risultato nella lotta e la prevenzione del coronavirus? Allora, i nostri studi hanno interesse nella fisiologia di base, innanzitutto capire alcuni meccanismi del virus.
e in particolare il fenomeno del neurotropismo, cioè il fatto che utilizza come porta d'accesso al sistema nervoso l'olfatto per poi collocarsi in varie aree del sistema nervoso centrale e fare altri danni. Detto questo, l'applicazione del test potrebbe essere molto ampia di screening, per cui è un test che costa relativamente poco, persone che hanno delle alterazioni olfattive possono essere poi indirizzate alla diagnostica classica, quindi all'accertamento mediante tampone, onde evitare il sovraccarico del sistema con tamponi generalizzati. Ed ora è in Giappone. Fugaku, il più veloce supercomputer al mondo, ha dimostrato quanto l'umidità dell'aria abbia effetto sulla dispersione delle particelle virali. I ricercatori hanno simulato le emissioni e il flusso delle goccioline contenenti virus in diversi ambienti interni. Risultato. L'umidità inferiore al 30% raddoppia la quantità di particelle nebulizzate rispetto a livelli di umidità superiore al 60%. Quindi il contagio è maggiore in ambienti asciutti, al chiuso, nei mesi invernali, e sempre lo studio suggerisce che l'uso di umidificatori può limitare le infezioni nei periodi in cui non è possibile aprire le finestre e ventilare. Lo studio ha anche dimostrato che a tavola sono più a rischio le persone che siedono accanto rispetto a quelle che stanno dall'altra parte del tavolo. E Leonardo, per oggi finisce qui, ci vediamo domani alla stessa ora, 14:50, Rai 3.